Allora, i quaderni originali, dati lo scritto originale di Maria Valtorta, che erano in casa di Maria Valtorta a Viareggio, sono oggi in custodia a Isola dell'Iri nella sede della Fondazione Maria Valtorta CEV ONUS. Sono un donno prezioso e delicato anche, quindi vanno protetti e tutelati. E questa protezione e tutela, effettivamente, che cosa vuol dire per i quaderni di Maria Valtorta? Beh, soprattutto perché è un materiale delicato, cartaceo, eh, con una scrittura fatta con penna stilografica eh, 60, 70 anni fa, eh, molti decenni fa, e quindi vanno. Eh, custoditi vanno toccati il meno possibile o oh, non andrebbero mai toccati insomma ecco perché eh, appunto è un materiale, una materia molto delicata, per questo noi abbiamo fatto anche la digitalizzazione che stamattina non riuscivo a pronunciare per intero questa parola quindi ecco, ho formato questo archivio elettronico eh, che ci dà la possibilità di, di, di rivedere questo scritto senza andare a toccare l'originale cartaceo che è sempre un de delicato insomma ecco e, e poi naturalmente è un documento storico di inestimabile valore e, e, va conservato il più possibile e, sappiamo che tutto quello che contiene è stato riprodotto a stampa e quindi eh, non andrà perduto nulla però conservare il più possibile l'originale è una cosa do doverosa e, quindi. E quindi praticamente in questa occasione e in via del tutto eccezionale il dottor Pisani acconsente affinché si possa fare una ripresa a un quaderno di Maria Valtorta. L'ho consentito? Sì, l'ho co consentito a questo? Ha consentito a questo, sì, ha consentito e quindi stiamo Beh, andando sì. per... andiamo a prendere appunto un quaderno Beh, sì. che adesso Carlo si forse in un momento di debolezza non... eh, probabilmente no. in un momento di debolezza comunque, eh, comunque eh, sì, una e è... praticamente quindi questi quaderni in effetti non vengono mai presi no, da loro no, no. non perché ne siamo gelosi ma perché non è prudente toccarli e poi eh, appunto perché si possono deteriorare no. si possono rovinare io ai tempi del collazionamento di cui ho parlato già, eh, li, ho, li, ho, li ho veramente tenuti in mano, li ho controllati parola per parola, con molta delicatezza. Eh, so, assolutamente. Mi ricordo che c'era un quadernetto a Viareggio, me ne davano uno o due alla volta, io segnavo sul quadernetto, ho ritirato il quaderno numero tot e poi quando lo riportavo dovevo firmare che l'avevo riportato. E lo usavo con tanta delicatezza, però sono passati già alcuni decenni. Insomma, ecco si poteva fare ora. Eh, ora ne... praticamente In effetti, per consultare i quaderni utilizziamo la, le, le immagini scansionate, esatto, effetti, esatto. e quindi non accediamo più al, ai quaderni originali, bensì al, alle scansioni di immagini. Certo. E questo invece appunto è un quaderno di Maria Valtorta, per l'esattezza adesso non vedo ancora che numero è, il quaderno numero... quaderno numero due. Sì, forse il quaderno numero due perché abbiamo già detto in una precedente puntata... Che i famosi scritti del 22 e 23 aprile del 1943 sono su, non sul quaderno numero 1, ma sul quaderno numero 2. E abbiamo spiegato anche per quale motivo, l'abbiamo già detto. Insomma, sì, sì. non so se vogliamo ripeterlo. No, no, non va so, va non va è bene. il caso, insomma, va bene, quindi. Eh... Cosa devo fare? Devo aprirlo? Eh sì per consultarlo. Oh, I quaderni sono uno e diversi dall'altro, eh? ci sono questi con la copertina nera di questo formato, ci sono quelli del formato più grande, in questo libro sono descritti uno per uno, mh? ce n'è addirittura uno che è un registro da computisteria, formato così. Ecco, io... Beh, io adesso leggo molto male. Ah sì, questo è proprio il primo scritto. Mi pare che sia inutile dirlo, eccetera, eccetera. Quando parla... Della, di questa visione che non si sa forse è una visione interiore che lei ebbe la vigilia del primo dettato di questa immagine di questa croce vista soltanto ai piedi che gocciava il sangue che gocciava sulla violetta che era ai piedi della croce è una descrizione che, che lei fa e poi eh, se, sempre rivolgendosi a Padre Migliorini, perché l'opera è stata scritta in forma pastorale, epistolare. Poi, questo è come c'è scritto qui: eh, del Venerdì Santo, no? mattina, del mattina del Venerdì, Venerdì, Venerdì Santo. Santo. E questo è il primo dettato. Come abbiamo già detto, il primo dettato lei l'aveva scritto su un foglietto di carta. Quando lo ebbe, chiamò Marta, che era intaffarata in cucina. E gli chiese di andare a chiamare Padre Migliorini perché aveva ricevuto qualcosa e Marta diceva sempre mostrando in mano questo foglietto di carta. Quando poi è venuto Padre Migliorini, si è confidato, perché si sono confidati tra loro, nessuno ha eh, assistito al, di, al colloquio tra Maria Valtorta e il suo direttore spirituale. E padre Migliorini eh, sembra l'abbia incoraggiato a scrivere ancora tutto quello che avrebbe ricevuto, servendosi però, dei quaderni che, che lui le avrebbe fornito e eh, su, su, sul primo quaderno, che poi è diventato numero due, lei ha copiato eh, quello che aveva scritto sul foglietto. Il foglietto probabilmente l'avrà distrutto perché non si conserva, non si è stato... E, quindi queste sono... e poi ha continuato sempre a scrivere sui quaderni che di mano in mano Padre Migliorini le portava, quaderni che erano diversi l'uno dall'altro perché in tempo di guerra era difficile pure eh, reperire i quaderni, trovarli, insomma. E quindi come... Com e quindi ci sono alcuni, una serie di quaderni uguali, saranno 10, 20 quaderni. Sono più grandi, di formato, poi, poi su questo libro sono descritti ciascuno, eh? ognuno con le proprie caratteristiche. E in appendice abbiamo riportato eh, delle immagini di quaderni, uno diverso dall'altro, per far vedere eh, come erano questi quaderni. Ecco, per esempio, questo con la copertina nera, forse c'è scritto anche quanti sono i quaderni con, di questo formato con questa copertina nera. Eh, poi, ecco, ecco, questa è la riproduzione delle prime pagine di questo quaderno. Sono riproduzioni di altre immagini. Ecco, poi c'è questo, un altro formato, più grande, con una copertina diversa, grigia, alcuni grigia, altri marrone, eh, che portano anche questa sigla che è della fabbrica del quaderno, e queste targhette su cui ci sono delle indicazioni l'anno per esempio è scritto da Maria Valtorta ci sono altri dati scritti da altra mano o da Padre Berti eccetera anche la numerazione sarà scritta da, da un'altra mano tutto questo è descritto su questo libro e questi sono magari forse la maggioranza dei quaderni sono così come questi poi qui c'è un foglietto attaccato che riguarda, mi pare, qualcosa, una, un, un, una, una nota del, del collegio di Maria Valtorta e noi l'abbiamo lasciato dove era. Poi c'è il quaderno eh, che riguarda soprattutto la Madonna, qualcuno, forse Maria Valtorta perché lei no, non era brava nei, nei disegni, non so, qualcuno ci ha, ci ha disegnato questa M di Maria, non, non, non si sa chi sia stata. Ecco, di nuovo, qui c'è un quaderno con la copertina di color carta, carta da zucchero che porta anche una costola con telata che nel frattempo si è anche consumata, quindi c'erano dei quaderni anche che avevano un certo dorso, altri invece che erano cuciti col filo metallico, altri invece col filo refe. Poi una particolarità, e questa si trova spessissimo, Maria Valtorta aggiungeva dei fogli ai quaderni, addirittura di quinterni addirittura, e certe volte scriveva anche sulla copertina. Sull'interno di copertina, sull'esterno di copertina, si vede che non aveva a disposizione il quaderno successivo e scriveva dove capitava, scriveva eh, sul frontespizio interno, quindi, eh. e, e qui ci sono ehm, vari tipi, riprodotti vari tipi, eh, che, che sono sufficienti per far capire come erano questi quaderni e come scriveva Maria Valtorta. Ecco. Eh, qui, per esempio, la copertina è stampata cioè come i quaderni di scuola. Quaderno D e si metteva il nome dell'alunno no? e, e lei invece si scriveva le date dal 5 luglio 45, a ah, non so quanto, eccetera. Eh, le scriveva le date a volte. È uno diverso dall'altro. Questo altro quaderno mh, ha, ha una cornice eh, stampata eh, con delle scritture. E qui abbiamo cercato di riprodurre vari, varie tipologie. E poi questa è eh, l'ultima pagina quando Maria Valtotta eh, scrisse l'episodio dell'Ascensione e pensava, insomma, l'opera praticamente era finita, ma era finito il ciclo messianico, perché poi ci sarebbero stati gli episodi dell'Assunzione, eccetera. Anche delle, dei primorti della chiesa no, la prima celebrazione eucaristica di San Pietro la, la, poi l'assunzione della Madonna ma quando finì di scrivere l'opera eh, che era il, mh, se leggo bene oggi 27, 28, aprile 47. 28 aprile 47 aveva appena finito l'opera che riceve la visita di, di questo servo di Maria che era anche un suo confessore Occasionale che io ho conosciuto, Padre Benedetti, Padre Sostegno, no Sostegno, Padre Fratello, come si dice? Si sostegno. Ah, sostegno. Sì, perché alcuni sempre, quando il religioso, oggi forse si usa di meno perché c'è poi un problema con l'anagrafe, cambiavano il nome, prendevano il nome di religione, abbandonare il nome di battesimo e non religione. I servi di Maria, a volte prendevano eh, il nome di uno dei sette santi fondatori, che avevano dei nomi un po' strani, uno si chiamava Sostegno, un altro si chiamava. Eh, come si chiamava Insomma Erno, mi ricordo certo che, che una volta diceva Marta che un predicatore voleva, parlando dei sette santi fendatori e Serve di Maria, voleva dire in fila i nomi e poi a un certo punto non, non li ricordava e rimase in parte. Quindi Padre Sostegno Maria Benedetti arrivò in casa di Maria per una visita, non so, eh, per una visita, e Maria dice che aveva finito di scrivere l'opera. E allora Padre Sostegno aggiunse una sua annotazione di, di benedizione, eccetera, che noi l'abbiamo, che è riprodotta qui e penso che l'abbiamo riprodotta anche, anche sui volumi. Padre Sostegno Maria Benedetti. Ecco, qui, per esempio, Maria Valtotta scrive sul frontespizio del quaderno. Ecco, noi non potendo mostrare i quaderni per i motivi che ho detto, abbiamo. Pubblicato, abbiamo fatto quest'altro lavoro, li abbiamo descritti uno per uno e abbiamo, dato, abbiamo anche mm, riprodotto eh, de, delle, delle pagine, delle copertine, in modo che si possa avere una conoscenza. Però devo dire che mm, i lettori in genere non sono interessati a questo, più le persone di gli uomini di studio. Che vogliono sapere, vogliono approfondire, quindi questo è un libro che noi abbiamo stampato, l'abbiamo messo anche sul Cadalacom, ma non lo richiede mai nessuno. L'opera affascina per il suo contenuto, ma queste curiosità, che pure è bene che si dicano perché è una forma di testimonianza anche questa. Non so, è, ma il grosso pubblico non. Probabilmente però, ecco, vedendo il lavoro che stiamo facendo con queste interviste. Con queste immagini, allora forse anche il grosso pubblico si sente interessato e sicuramente apprezzerà il fatto di poter conoscere queste cose che magari non vuole apprendere su un testo.